Ci siamo ragazzi, la nostra armata ha preso posizione, l'ultimo epico scontro finale sta per iniziare, per cui il nostro Manuel si è messo qua nel punto più alto per dare ordini alla squadra se serve, noi siamo pronti, iniziamo, lottiamo contro la pianta madre con i nostri alleati, vai Leslie, vai Jess, vai Ted, andiamo e ragazzi guardate che cosa succede, abbiamo... Cerchiamo di capire la situazione. Abbiamo qua una barra della vita della pianta, cioè come si fa, tipo nei giochi, proprio in cui bisogna affrontare e sconfiggere il boss finale. Quindi la nostra pianta madre è davvero il boss finale. Qui abbiamo il livello di infezione della nostra squadra. La pianta madre sta cercando di infettarti. Sconfiggi la prima che ti travolga con l'infezione. Quindi se la bala si riempie, mi sa ragazzi che siamo morti. E tra l'altro guardate qua che sta arrivando. Abbiamo degli infetti perché la nostra pianta madre temo che abbia degli alleati anche lei che piano piano ci contagiano. Quindi vediamo un po'... Come ce la caviamo, eh, possiamo dare, vedete, degli ordini. intanto possiamo ritirarci e mh, quindi la cosa finisce qua, ma noi non lo faremo perché andremo avanti fino in fondo. Eh, possiamo fare giatta il vaccino per l'infezione che io non ho perché li ho finiti. Brava, molto intelligente. Giulia, non ci ho pensato a questa cosa, va bene. Cioè, in realtà non è che non ci ho pensato, non lo sapevo proprio. Eh, mega spruzzata, e questo mi piace, mi piace, mi piace questo ordine. E poi tra gli ordini di gruppo abbiamo da scegliere: tra carica ci dice la tua squadra infligge più danni ma si infetta più velocemente. Fai attenzione, la tua squadra resiste all'infezione ma infligge meno danni. Grido di guerra squillante: la tua squadra spaventa i servi della pianta madre ma infligge meno danni e prendi una pausa. La tua squadra cura in parte la propria infezione ma non infligge danni. Ok, quindi bisogna stare molto attenti uh, a queste due barre. E io direi che al momento vediamo un po' come se la cavano così. Forza ragazzi, dai, Manuel, grande sindaco. Vai, Jess. Oddio, ragazzi. Mamma mia, ma le cose si fanno complicate qua. Guardate, la vita della pianta sta scendendo, però sta salendo anche il nostro livello di infezione. Ai 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 ai. Ai 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 ai, ho paura. Io direi di fare una mega spruzzata, forza Manuel. Vai, vai vai ragazzi, tutti insieme all'attacco! Mega spruzzata, gli togliamo quanta più vita possiamo e poi cominciamo a stare un pochino attenti, ecco, perché la mega spruzzata fa parecchio, però eh, anche la barra dell'infezione sta salendo un tantino. Ok, adesso non possiamo farla di nuovo mega spruzzata perché è fin troppo rovente. Aspetta un po' prima di lanciare un'altra mega spruzzata. Va bene. Allora ragazzi, direi fate attenzione. Resistiamo all'infezione anche se infliggiamo meno danni. Però almeno resistiamo. Ok, vai Manuel, è diventato fiducioso. Forza! Per aver comandato il gruppo. Benissimo, tu i tolleranti sarete infettati di meno, ma infliggerete meno danni. Va bene, ma non è, uh, non è un problema perché a quanto vedo non mi sembra che la pianta si ricarichi quindi possiamo prenderci queste pause ogni tanto. Adesso siamo mm, siamo quasi a metà vita, ok? Io direi che appena posso di nuovo ordinare, gli dico un attimo di uh, prendersi una pausa perché. Arrivando a metà la barra della nostra infezione. Forza, ragazzi, intanto continuate ad infliggere danni, state andando bene. Ok, ordiniamoci, prendiamoci una pausa. Sì, ragazzi, perché qua la vedo male. Forza. Ok, guardate quanto si è curato. Benissimo, dai, Jess! Conto su di te che tu anche sei un membro dell'esercito. Oh mio dio, guardate, Leslie sta combattendo contro un servo della pianta e eh, le è andata anche piuttosto male, mannaggia. Però, ok, stiamo abbastanza bene noi come livello di infezione, quindi a questo punto dobbiamo aspettare un altro pochino prima di dare ulteriori ordini. No, Leslie è svenuta mannaggia, abbiamo perso un alleato. Qua come va? Ok, Ted e Jess se la stanno cavando abbastanza bene, Manuela anche grandissimo. Uh, non possiamo ancora dare ordini Dai, dai. Piano piano. Forza ragazzi, forza! Dai, dai. Certo, stiamo uh, la stiamo abbattendo molto lentamente, però almeno non saliamo l'infezione. Ok, io direi mega spruzzata. Mega spruzzata, manca poco ormai. Forza ragazzi, tutti insieme. Peccato che Leslie sta giù. Mega spruzzata finale, vai, 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 coraggio, 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 accidenti! No, 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 piano piano, no, la nostra infezione sta salendo troppo. Sta salendo troppo. Eh, no, ragazzi, prendiamoci un'altra pausa. Io non me la sento di rischiare, ragazzi. Pausa, pausa! Allontanatevi tutti, ok, benissimo. Da ormai ci manca davvero poco. Jess, Jess sta combattendo e l'ha presa pure Jess. Ma come? Ma tu sei un membro dell'esercito? Perché ti fai battere in questo modo? Accidentaccio. E l'unico a resistere è il sindaco. Forza, sindaco. Salvi la sua cittadina. Coraggio. Dai, dai, ragazzi. Qui ci stanno abbattendo uno per uno. Manuel, però, ha fatto bene a mettersi qua sopra perché mi sembra che i servi della pianta non salgano qua. Quindi è stata un'ottima idea. Dai, voglio dare l'ultimo carica finale appena si sblocca qua l'interazione. Forza, forza! Manuel, dai! Mannaccia, questa pianta! È resistentissima! Ok! Ce la facciamo, ragazzi! Carica! Ora avremo più danni, però io credo che ce la dovremmo fare, perché gli manca davvero poco. Forza, forza, forza! Il problema è che siamo in due rimasti, capito? Oddio, lui è diventato molto furente. Tu ai tonaliati infliggerete più danni alla pianta, ma sarete anche infettati di più. Eh, lo so, però ormai manca poco. E secondo me ci vuole quello sprint finale. Ci vuole? Dai, dai, un ultimo sforzo, ragazzi. Oh, intanto Jess si è ripresa. Jess, dai, dai, dai. Facci una mano anche tu. Manca pochissimo, ragazzi. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Dai, Corri. La barra dell'infezione sta arrivando a metà. Maledetta pianta. Okay. Sì, ce l'abbiamo fatta. Oddio, ragazzi. Sì, sì. Ce l'abbiamo fatta. E dai. Aspirazione conseguita. Pianta madre. Uccisa, eradicata. <ride> no, aspettate. Manuel che festeggia proprio con la, con la tromba, addirittura. Beh, vabbè, direi che si merita una foto. Questa, ragazzi, rimarrà negli annali di Strangeville. Abbiamo completato l'aspirazione. Grande! Dopo un'intensa pianificazione e indagine. E forse un po' di combattimento non convenzionale non ha liberato Strangeville dalla, dalle grinfie della pianta madre Ora Strangeville può dormire sonni tranquilli Abbiamo guadagnato il tratto premio eroe di Strangeville Vediamo un po' che cosa ci dice questo tratto Che cosa ci dà uh, di particolare Eccolo qua, guardate che carino con il mantello L'eroe di Strangeville riceverà lettere di ammiratori E potrà raccontare come ha sconfitto la fonte dell'infezione Ma... Siamo dei grandi ragazzi. Complimenti, complimenti. Io direi che ci vuole un bel, un bel abbraccio. Dai. Eh, ah, già lui non è molto per il quale. E allora facciamo così: facciamogli un complimento. Facciamogli un complimento a tutti. Ok, si è ripresa anche Leslie. Invece la povera Jess, uh, niente, è di nuovo svenuta. Grande sindaco, guardi, è stato provvidenziale. Lui, poi, ha resistito fino alla fine. Non è mai caduto giù. Quindi, sindaco, ottimo lavoro. L'esercito le sarà riconoscente a vita. Ok, Dai, Leslie, anche tu sei stata molto brava. Complimentiamoci anche con lei. Aspettiamo che si riprenda la povera Jess. E ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ma se adesso io ci clicco, oh, possiamo rivitalizzarla addirittura. Mm. E, e che succede se la rivitalizziamo? Possiamo di nuovo combatterci. Quindi, ragazzi, io lo farei così tanto per, per provare. Perché a questo punto sono curiosa. Vediamo un po'. Tanto diciamo che la storia l'abbiamo conclusa, l'aspirazione è completata, quindi quello che succede adesso è come se in realtà non succedesse. Dai, facciamo così: <ride> vediamo un po'. Giusto per curiosità, eh? voglio vedere se volendoci si può ricombattere. Che sta facendo? Gli sta sussurrando qualcosa. Ok, è tornata anche la musica dello scontro. Ah, possiamo di nuovo lottare in effetti, chiedere un frutto richiedi stranezza richiedi stranezza stranezza moderata, stranezza massima ehm, ok ho l'impressione che probabilmente mh, se richiediamo stranezza comincerà la pianta a spargere le sue spore infettate sulla città ehm, quindi se lo mettiamo tipo stranezza massima troveremo immagino tutti gli infetti per strada credo che sia una cosa di uh, questo tipo ok intanto già si è uh, ripresa la pianta l'abbiamo rivitalizzata ma adesso è sotto controllo la teniamo sotto controllo noi perché appunto possiamo chiedere tutte queste cose per cui ad esempio chiediamo un frutto che magari ci può essere utile per fare i vaccini oh e ce l'ha dato ce lo sta dando oh vedete ragazzi ce l'abbiamo sotto controllo noi ormai non può più fare di testa sua Ottimo, perfetto. Se ne chiediamo un altro perché veramente questa cosa è utile per i vaccini. Ragazzi, abbiamo reso innocua la pianta madre. Ormai fa tutto quello che le chiediamo. Ok, beh, buono a sapersi perché così possiamo produrre tutti i vaccini che vogliamo per curare gli ultimi effetti della città. Quindi, ragazzi. Complimenti, complimenti a Manuel che ha diretto eh, tutta questa nostra armata e complimenti anche agli altri. Bravi! Vi meritate un applauso. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. La fonte dell'infezione è stata sconfitta ed ora è sotto controllo. Il sole è tornato a splendere su Strangeville. La nostra armata ce l'ha fatta. E si conclude così questa storia e questa miniserie. Che dire ragazzi di questo game pack? È stato sicuramente inaspettato perché molti di noi, io compresa, mi aspettavo qualcosa di più classico, se vogliamo. Sicuramente c'è tanta gente che sta aspettando l'espansione Università, c'è tanta gente che magari aspettava qualche game pack con nuove mete di vacanza, tipo me, io Adorerei tantissimo se aggiungessero come meta di vacanza il mare, cioè sarei davvero contentissima Quindi questo game pack è stato davvero davvero strano, come dice lo stesso nome Strangeville Ma l'ho apprezzato perché è stato qualcosa di totalmente innovativo, non solo in The Sims 4 ma proprio in tutta la saga di The Sims, perché non c'è mai stato un qualcosa di questo tipo, cioè una storia ad obiettivi che avesse un inizio e una fine ben definita, che bisognasse fare delle cose precise per arrivare alla fine e scoprire un determinato mistero. Già con The Sims 3 aveva iniziato ad esserci qualcosa di questo tipo, con gli obiettivi che tu eh, potevi seguire, alcuni obiettivi erano anche in più fasi, però erano fino a se stessi, non c'entravano niente gli uni con gli altri, eh, erano completamente slegati. E invece qua è tutto una storia unita, un qualcosa di eh, coerente e veramente, veramente bello. Sì, sicuramente si distanzia molto da, um, dal gioco classico di The Sims che conosciamo, dal simulatore di vita, però secondo me ogni tanto qualcosa di, di nuovo, così di innovativo, ci vuole. Ogni tanto, certo, se dovessero essere tutte le espansioni di questo tipo, allora neanche a me piacerebbe troppo. Perché il ballo di The Sims è appunto che tu puoi creare un miliardo di storie come più ti pare, non ha praticamente una fine. È un gioco potenzialmente infinito. Quindi, se fossero tutte così, le espansioni mh, non mi piacerebbe troppo. però. Ogni tanto, in mezzo alle cose classiche che, che aspettiamo tutti, secondo me ci sta bene. Quindi, ho apprezzato questo tentativo da parte dei produttori di portare qualcosa di nuovo che svecchiasse il gioco che ormai, ragazzi, ha quasi 20 anni. Se partiamo da The Sims 1, quindi veramente mi è piaciuto. Poi la storia anche è anche stata interessante perché mentre giocavo, avevo davvero la voglia di scoprire che cosa stava succedendo. Cos'è questo mistero uh, finale? E mi è davvero piaciuta. Mi ha sorpreso anche molto il combattimento finale, proprio tipo boss finale dei giochi, quelli più d'azione, con tanto di vita da, da sconfiggere, da zerare per sconfiggere la pianta. Certo, ovviamente non è a livello, non è complicato come giochi nati proprio di questo tipo quindi è abbastanza semplice alla fine sconfiggere la pianta, ehm, andare avanti con la storia, anche perché se scegliete l'aspirazione nuova legata a Strangeville, l'aspirazione proprio vi guida passo passo, quindi non è niente di, di troppo complicato. Ma secondo me va bene così, perché appunto parliamo di un gioco di The Sims, quindi mh, non è comunque uscito da i suoi schemi, dai suoi standard ecco, la storia non è stata neanche né troppo lunga né troppo corta diciamo che ci ho messo circa una settimanella Sims, di vita Sims quindi in tempo reale qualche oretta concentrandomi tra l'altro soltanto sulla storia se uno fa anche altre cose ovviamente ci mette anche molto di più e, ehm, e poi eh, ho visto che per arrivare a determinati punti ci si può arrivare anche in modi differenti, quindi non esiste un'unica via e questo è il motivo per cui secondo me questa storia andrebbe anche giocata più volte, magari con famiglie diverse per scoprire tutte le varie sfaccettature. Io sicuramente lo farò, ci rigiocherò per conto mio comunque, eh, con la mia partita personale non penso che riporterò mai la storia di Strangeville in qualche serie di gameplay perché avendola appena portata risulterebbe poi ridondante, non avrebbe senso perché l'ho già fatto, però sicuramente per conto mio ci rigiocherò e scoprirò tutte quelle cosette che mi mancano. Ad esempio voglio provare ad utilizzare le cimici che in questo caso non le l'ho utilizzate nel corso di questa storia perché non mi sono servite, però voglio provare a vedere che cosa succede e anche se magari possono essere utilizzate in quartieri diversi da Strangeville, chissà. Ci voglio provare, poi voglio vedermi per bene il quartiere perché alla fine. Praticamente la parte questa qua in alto Quella più ricca non l'ho visitata Perché per la storia non mi serviva Però è una cosa che voglio fare Godermi per bene il quartiere Ma questo si può fare tranquillamente Ragazzi anche nelle altre serie di gameplay Ogni tanto faremo una capatina A Strangeville per scoprire Nuovi angolini e tutte queste Queste altre cose secondarie Che ehm, ho tralasciato Perché mi sono dedicata appunto Soltanto alla storia principale Quindi ragazzi è un gameplay Impact che mi ha sorpreso mi è piaciuto molto e mh, lo consiglio eh, anche alle persone che magari sono un po' incerte, un po' scettiche. io consiglio di dargli una possibilità perché secondo me è veramente molto carino certo se poi voi eh, cioè siete, mh, non vi piace proprio questo tipo di, eh, di storia, questo tipo di gioco ad obiettivi con la storia che ha un inizio e una fine e dovete fare quelle cose per forza allora no, vi consiglio effettivamente di non comprarlo, però se siete indecisi secondo me dovreste provarlo, ecco, anche perché una volta finita la storia... Potete poi utilizzare questo quartiere tranquillamente per vivercene, è un quartiere molto bello, anche abbastanza grandino perché ci sono 11 lotti comunitari che per essere un quartiere che è stato aggiunto solo con un game pack e non con un'espansione, secondo me è abbastanza grande. Ecco. Poi anche le cosine aggiunte, a me sono piaciute molto anche le cose del CAS, questi eh, nuovi sono molto molto carini, utilizzabili tranquillamente in altri ambiti perché non sono proprio a tema strano diciamo, si possono utilizzare anche in altre, in altre cose gli oggetti sì, forse sono più collegati al game pack, più limitati perché molti sono oggetti di laboratorio, di decorazioni per fare un laboratorio quindi ovviamente non è che si usano sempre però alcuni oggettini, alcune decorazioni sono carine i computer portatili, io l'ho adorata questa, questa aggiunta e quindi ragazzi, questo è quello che avevo da, da dirvi queste sono le mie impressioni ripeto a me è piaciuto molto sono davvero contenta di, di questa novità che hanno introdotto tanto le altre cose classiche che aspettiamo tipo ad esempio l'università sicuramente le metteranno prima o poi ragazzi quindi anche per chi eh, aspetta le classiche cose tranquilli che arriveranno tutte e spero che arriveranno anche altre cose nuove ecco che dire Direi che ci fermiamo qui con il video di oggi e concludiamo anche questa miniserie. Dalla prossima settimana torneranno le mie serie classiche di gameplay, per cui vi aspetto, restate sintonizzati sul canale e ci rivediamo presto. Intanto mettete like al video se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate ora che avete visto da me ma avrete anche sicuramente giocato voi questa storia che cosa ve ne pare di questo game pack e ricordate di seguirmi su facebook e instagram per rimanere sempre aggiornati e noi ci rivediamo presto nei prossimi video ciao ciao